Ciao ragazzi, benvenuti su Gazzi Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere un po' di bacchette particolari che mi sono arrivati da strumentimusicali.net. Perché questo video? Perché molto spesso noi batteristi pensiamo, allora, possiamo fare questo e poi sono finite le nostre possibilità, la nostra creatività pazzesca è finita perché non possiamo fare altro. Invece non è proprio così, perché abbiamo tante possibilità noi batteristi di aumentare, di migliorare la nostra creatività, di creare cose particolari con il nostro set, lasciandolo sempre così, ma utilizzando cose diverse. Possiamo, abbiamo due possibilità. O inseriamo delle cose come ad esempio delle sordine, delle chincaglierie varie sul nostro set, oppure pigliamo questo scatolozzo, che non deve essere per forza questo, ma nel mio caso è questo, e andiamo a prendere un po' di cose per far suonare in modo diverso il nostro set. Come potete sentire, qui ci sono un po' di cosette molto interessanti, pian pianino ve le tirerò fuori e vi farò sentire queste bacchette diverse qui, bacchette diverse dal solito, come possono suonare sulla nostra batteria. Quindi io mando la sigla e possiamo partire così. Per prima cosa, tirando fuori questo primo elemento qua, vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, perché se ci iscrivessimo tutti saremmo molti di più sul canale. Io so che molti di voi, lo vedo proprio dalle analytics di YouTube, molti di voi guardano i miei video ma non si iscrivono, e quindi questo è male ragazzi, quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando. E ovviamente andate a fare un giro anche sulla mia scuola online, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, come trovate i link qui sotto in descrizione di tutti questi prodotti che vi vado a mostrare oggi. Questo che cos'è? Questa è una clamp da attaccare al nostro Charleston, come potete vedere, e qui all'interno la figata è che possiamo andare a inserire tutte le bacchette che vogliamo, quindi bacchettine più piccole, bacchettine più grandi, questo ha molto spazio e possiamo inserire tutto quanto. In più questi sono anche movibili in questo modo, poi basta avvitarli in modo tale da poter far stare le bacchette assolutamente come vogliamo. Questa è una cosa molto interessante. Partiamo però dalle prime bacchette che vi voglio fare vedere oggi, e cioè queste qui. Adesso ve le tiro fuori. Queste bacchette qua sono della Schlauwerk. E allora vi faccio sentire un po' di cose e poi vi spiego come utilizzare queste bacchette qua. Avete potuto vedere, questi sono dei mallet che sono di solito utilizzati sui timpani, e infatti la cosa che ho fatto sulla batteria è stata quella di utilizzare principalmente tom e timpani. Rullante ho tolto la cordiera perché almeno diventava un tamburo, anche rullante un tamburo a tutti gli effetti come tom e timpani, e il risultato è una figata perché abbiamo un suono più pieno e riusciamo a fare cose un po' tribali nel momento in cui magari avete dei ritmi da fare. Cioè dà un po' di colpo in più a tutto quello che suoniamo. Ma l'unico, non è l'unico modo questo per utilizzare i mallet, perché un modo che io utilizzo tantissimo è quello di andare a fare il crescendo dei piatti. Sentite qua. In questo modo voi non avrete il suono di bacchetta. Avete presente quando fate i crescendo di piatti, voi avete il suono della bacchetta e poi comincia il crescendo di piatti. Qua avrete subito, come avete potuto sentire prima, e sono veramente interessanti da utilizzare in qualsiasi, su qualsiasi piatto, che sia crash, ride, Charleston. Quindi queste bacchette hanno un sacco di utilizzi e secondo me devono sempre essere inserite
nella borsa del batterista. Tra l'altro, se volete vedere un video sulla borsa del batterista, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Andiamo avanti. Queste erano i mallet della Schlager. Andiamo avanti, va. Queste sono le Hot Rods, in questo caso di Vic Firth, poi ce ne sono di tantissimi tipi, infatti date un'occhiata al sito, vi lascio il link ovviamente. Queste si chiamano Root, sono di Vic Firth e queste allora sono delle bacchette composte da bacchette. Come potete vedere hanno tante bacchettine messe una vicino all'altra, sembrano un po' le bacchette del Shanghai, ma queste sono una figata perché ci permettono di suonare la batteria senza strappare le orecchie a tutti, nel senso senza fare un casino pazzesco. Noi possiamo andare tranquillamente a suonare anche in un localino con queste bacchette, portarci la nostra batteria magari con la cassa un filo più piccola, e con queste bacchette qua alla fine riusciamo a suonare abbastanza bene. Queste secondo me vanno benissimo per quanto riguarda i groove. Se noi abbiamo cassa rullo Charlie possiamo suonare dei groove molto fighi, molto piani, ma senza perdere di groove, proprio perdere di tiro. Consiglio che vi do con queste è di inserire un portafoglio, il portafoglio sul rullante. Potete metterlo o tutto appoggiato sul rullante oppure andarlo a piegare come potete vedere qua e andarlo a appoggiare sempre sul rullante ma solo a metà. Ovviamente dipende dalla sordinatura che volete. Io vi consiglio di aprirlo e metterlo così come avete visto, perché così almeno non rischiate che si sposti, che cada, eccetera eccetera. In questo modo avremo un rullante un po' più sordinato e il suono è sicuramente più gradevole, più stoppato, con meno armoniche, diciamo. Andando avanti, perché praticamente queste qui, le Hot Rods, erano un misto, diciamo, tra le bacchette, perché non erano proprio bacchette, suonavano un po' più piano, e le spazzole. Le spazzole sono un'altra tipologia di bacchetta, composta, come dice la parola stessa, diciamo, da spazzole. Quindi sono dei fili, in pratica, tanti fili che si possono aprire in questo modo, che sono utilizzati soprattutto nel jazz in realtà, perché voi molto probabilmente avrete visto tante volte utilizzare le spazzole sul rullante per suonare dei ritmi jazz tipo. In realtà queste spazzole, secondo me, poi qui vado ad aprire un po' una diatriba, diciamo, di batteristi, ma io credo che le spazzole possano essere anche utilizzate come bacchette normali, magari chiudendole un po' in modo tale da non aprire proprio la forbice al massimo, ma secondo me possono anche essere utilizzate come bacchette normali per suonare ancora più piano. Non voglio creare la diatriba, ma voglio che mi diciate nei commenti cosa ne pensate. Voi le spazzole le utilizzereste o le utilizzate anche per suonare come la batteria normale o solo da spazzole e basta?
Ovviamente, come potete sentire, io non sono uno spazzolista pazzesco, anche perché non mi sono mai cimentato più di tanto nello studio delle spazzole, ma ovviamente se volete imparare al meglio l'utilizzo delle spazzole, su Vibly trovate Stefano Vagnoli, che praticamente è lo spazzolista numero uno che abbiamo in Italia, che vi spiega da zero le spazzole. Quindi vi lascio in descrizione il link che vi riporta Vibly, in modo tale da poter imparare le spazzole e molto 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 altro. Poi trovate tutto sul sito. Comunque, detto questo, le spazzole sono veramente interessanti anche per altri motivi, nel senso che possiamo dare dei colori, cioè posso farlo anche di qui. Oppure utilizzando la parte dietro delle spazzole. Sentite che diventa quasi come una bacchetta, ovviamente per dare alcuni colori. Non tutte le bacchette sono retraibili, non so se si dice in questo modo, ma non fa niente. Però in pratica noi questa parte di metallo, se la nostra bacchetta ce l'ha, è molto 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 utilizzabile, e poi si può appendere in questo modo e siamo a vabbè, andiamo avanti. Voglio farvi vedere ancora due cose, una normale sempre di bacchette e una un trucchetto in più che vi voglio dire. Ecco qua, arriviamo a queste, che sono delle bacchette non da batteria, assolutamente non da batteria, ma io le voglio usare per la batteria proprio per poter creare dei suoni particolari, come vi dicevo prima. Quindi queste sono delle bacchette da Kaon, infatti c'è scritto Kaon Brush. Brush significa spazzola, Kaon significa Kaon. Allora, queste sono un misto, diciamo, una via di mezzo tra le spazzole e le Otroz che vi ho fatto vedere prima. Quindi non sono delle spazzole vere e proprie, perché hanno tanti fili, ma sono più duri delle spazzole. Sentite che fanno meno rumore le spazzole? Queste quindi sono già un po' più bacchette, ma non fanno tanto rumore come le Root, cioè le Otroz. Queste sono molto più incisive. Queste meno, ma appunto sono delle bacchette che secondo me la cosa migliore è utilizzarle un po' a mo' di bacchette, diciamo, quindi magari sempre col portafoglio, ma utilizzate come bacchette per avere un volume più basso delle Otroz, ma non troppo basso come con le spazzole. Come potete sentire, queste qua sono delle bacchette che per prima cosa abbiamo la possibilità di aprire al massimo se tiriamo giù questo elastico, e vedete che le bacchette si possono, i filini si possono aprire finché vogliamo. Più le tiriamo su, meno i fili si aprono e quindi più diventerà una simil bacchetta. Ma queste sono veramente interessanti se vogliamo un suono un po' più forte, magari non troppo forte, ma se vogliamo un suono più forte. Poi comunque, sui piatti si comportano molto meglio rispetto alle spazzole. Le spazzole alla fine sui piatti non suonano più di tanto, e secondo me anche molto meglio delle Otroz, perché queste hanno un po' troppo tin 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 tin. Queste molto meno. Bella questa cosa che suono di qui, mi piace molto. Quindi queste qua sono bacchette teoricamente da Kaon, ma praticamente da batteria anche volendo. Poi la potete suonare anche su Kaon, come si suonano sinceramente non lo so, però possono anche ovviamente andare bene per batteria, come avete potuto vedere. Ultima cosa che vi voglio far vedere, dove sono? Ecco qua, queste sono delle bacchette normalissime. Torniamo un attimino alle bacchette in questi due minuti, ma voglio spiegarvi questa cosa nera qua, perché in pratica queste sono delle i Vickford Tip. Vediamo se ho ancora. Sì, eccoli qua. Vickford
tip, chissà se lo metterà mai a fuoco, ma mi interessa anche fino a un certo punto, non credo l'abbia messo a fuoco, ma non fa niente. Ma tip o grip? Ah, Vic Tape. Sono dei grip tipo racchette da tennis, in cui noi possiamo andare a inserirli, ovviamente non grandi come le racchette da tennis, se no faremo tutta la bacchetta praticamente, ma noi andiamo a inserirlo e evitiamo che la bacchetta possa muoversi all'interno della nostra mano, scapparci, cadersi, eccetera. Allora, ne avevo provate un po' di questi tape, di questi grip. Devo dire che questo di Vic Firth mi è piaciuto di più, perché non va a ingrandirti troppo la bacchetta. Cioè, quelli che avevo provato io, magari mettevo una 5A, li mettevo una 5A e diventava praticamente una 2B, perché poi diventa enorme, quindi è come suonare con un'altra bacchetta. Queste devo dire che non sono male per niente, perché ti lasciano abbastanza quella sensazione della bacchetta, ovviamente un pochettino si ingrandiscono, ma ti lasciano abbastanza la sensazione della bacchetta, però senza poterti cadere mai nella vita praticamente, perché sono veramente molto, hanno un grande attrito, soprattutto per batteristi ad esempio come me, che usano le bacchette molto morbide in mano, quindi non abbiamo più nessun tipo di problema a usando questi grip qua. Quindi ragazzi, con questo io la finisco qua, voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi mandato questo bel pacchettino qua pieno di robette. Mi ha fatto veramente piacere fare questo video sulle bacchette, è un video che volevo fare da un po' di tempo, perché volevo spiegare un po' che non esistono solo le bacchette per i batteristi, e non è neanche detto che un batterista in un concerto debba utilizzare solo una tipologia di bacchetta. Ci sono delle volte in cui io magari utilizzo le bacchette normali, poi devo fare un crescendo di piatto, allora mi prendo i mallet, anche quando magari devo fare qualcosa, come vi ho fatto vedere sui timpani. Poi però c'è un pezzo con la chitarra acustica in cui c'è bisogno di meno suono, allora metto il portafoglio sul rullante e utilizzo le hot rods. E poi andando avanti, non lo so, magari c'è una parte solo di voce e c'è solo bisogno di un qualcosa di un po' ambientale, eccetera, piglio le mie spazzole e vado a strisciare sulle mie pelli sabbiate, mi raccomando, sulle pelli clear non funziona, togliendo magari anche la cordiera al mio rullante, che è un consiglio che vi do, così almeno avete un suono un po' ambientale per poter accompagnare la vostra cantante, ad esempio. In pratica, con la batteria, con una batteria montata, noi possiamo veramente andarci a creare qualsiasi tipologia di situazione e suonare in qualsiasi tipologia di situazione. Quindi non facciamo i soliti batteristi rocchettari che dicono no, io solo cassa da 24 e solo 2B, ma diventiamo un pochettino più versatili e quindi andiamo a suonare in base a quello che ci viene richiesto, in base a quello che è giusto, in base alla musica, perché poi alla fine è sempre quella la cosa principale. Quindi ragazzi, io con questo la finisco qua, vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate, ne avete pensato, ne penserete, come vi è sembrato questo video, fatemi sapere un po' di cose, scrivetemi qui sotto nei commenti se avete altre tipologie di bacchette particolari che avreste inserito all'interno di questo video. Grazie mille ancora a strumentimusicali.net per avermi mandato tutto quanto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!